Se anche voi a casa vostra avete una perdita che viene come da me dal deviatore, probabilmente dovete cambiarlo. La leva di solito ha una vite, da me è fatta come un cappuccio e sotto, come vedete qui, c'è un'altra vite che tiene la leva, è una chiave esagonale. Appena tolta quella, posso togliere tutto il coperchio davanti che copre praticamente l'incasso. Una volta, come vedete, tolta la copertura, ci sono due viti che tengono questa piastra di plastica che copre tutto il miscelatore incasso. Tante volte il problema è la cartuccia e l'acqua esce fuori però solo davanti e come vedete da me l'acqua esce fuori dal dietro, praticamente bagna le piastrelle ogni volta quando si usa la vasca. Ci sono anche tanti tipi di deviatore, questo qui è un po' speciale, di solito sono a vite e si svitano senza problemi anche dall'esterno, ma qui devo smontare praticamente tutto il corpo in casso. E adesso vediamo tutto il pezzo nell'interno. Questo corpo in casso ha dietro due viti dove praticamente io chiudo il flusso d'acqua e posso smontare tutto il pezzo senza dover chiudere il resto del bagno o della casa. È molto pratico e questi modelli sono sempre più sul mercato. Adesso bisogna smontare queste due viti che tengono tutto il corpo, smontando queste due viene fuori tutto il pezzo intero con il deviatore. Ci sono miscelatori dove si può smontare solo il deviatore, ma nel mio caso bisogna smontare proprio tutto il corpo in casso. Ed eccolo qui. Come vedete, il deviatore è praticamente incorporato dentro nel miscelatore. E si vedono anche le perdite. Qui è il deviatore nuovo e per smontare quello vecchio, come vedete qui ci sono come due aghi e anche qui ci sono dentro, bisogna prima di tutto smontare questi due aghi che tengono sul posto il deviatore. Io uso un cacciavite per spingere fuori questi due aghi e poi li tiro fuori con una pinza. E appena fuori questi due aghi possiamo togliere il deviatore. Sono molto scivolosi, ma con un po' di pazienza si riescono a tirare fuori. Questo miscelatore è un prodotto svizzero, ma lo usano tantissimo in Germania e credo anche già in Italia. Adesso facendo leva con il cacciavite lo tiro fuori. Adesso viene fuori e guardate, dentro è molto sporco, pulisco un po' tutto il pezzo prima di rimettere il deviatore nuovo. Importante sulle guarnizioni, anche sul deviatore nuovo, mettere un po' di grasso che è apposta per la rubinetteria, così le guarnizioni rimangono più a lungo morbide e il deviatore funziona bene. Importante fare piano lavoro per non
fare qualche sbaglio. Metto un po' di questo grasso. Sotto il video vi metto dei link con attrezzi e materiale usato in questo video. Se avete altre domande potete naturalmente scrivermi nei commenti. Adesso spingiamo dentro il deviatore e dobbiamo rimettere questi specie di aghi che lo tengono sul posto. Questo miscelatore è veramente particolare perché, come vedete, è un corpo unico. In più abbiamo le chiusure, non dobbiamo chiudere nemmeno l'acqua e anche il lavoro in sé è fatto abbastanza veloce. Adesso possiamo rimettere dentro tutto il pezzo. Pulisco anche qui un po' lo sporco che è rimasto lì perché perdeva il miscelatore e riapro un momentino l'acqua. Se c'è dentro sporco nel corpo, esce fuori in questo modo. E queste chiusure sono veramente molto pratiche e utili. Adesso possiamo inserire il corpo con il deviatore. E come avete visto è fissato con le due viti esagonali. Metto la vite solo per tenere e la stringo dopo quando è dentro anche l'altra vite. Le viti non vanno strette troppo forte perché il miscelatore, il corpo stesso ha dietro le guarnizioni di gomma. Basta stringere a mano quanto si riesce. E non fare troppa forza perché avete anche visto che i pezzi sono fatti di plastica. Una volta strette le viti, riapriamo l'acqua per vedere se non ci siano perdite tra il corpo e il miscelatore. Apriamo l'acqua e come vedete funziona tutto, anche il deviatore che apre la docetta. E qui è tutto asciutto. Rimettiamo anche gli ultimi pezzi, stringiamo le viti e alla fine rimettiamo la copertura cromata e la leva del miscelatore. Queste viti sono veramente lunghe, ma sono fatte per varie profondità della parete. Queste viti sono veramente lunghe, ma sono fatte per varie profondità, tante volte il miscelatore si monta più all'interno e per poter riprendere bisogna avere viti più lunghe. Si potrebbero anche tagliare, ma io le lascio così. Adesso rimettiamo la copertura che si incastra da sola e poi la leva.
manca il cappuccio e possiamo fare la prova se funziona tutto bene. Apro l'acqua e mi carica la vasca, se invece tiro il deviatore mi va acqua dalla docetta.